Ancora 3 mesi di cassa integrazione per i lavoratori del cotonificio Onegger di Albino in Valseriana, che ha cessato definitivamente l'attività 4 mesi fa. Poi il futuro per i lavoratori è tutto da costruire. Finora infatti soltanto una piccola parte degli oltre 300 dipendenti ha trovato un nuovo lavoro. Vediamo. Che fine hanno fatto i 358 lavoratori del cotonificio Onegger di Albino, prossimo ad essere liquidato? 36 hanno bene o male trovato lavoro altrove. Di questi, i più fortunati sono stati assunti da uno storico cotonificio a poca distanza. Nella prima parte dell'anno abbiamo avuto modo di assumere figure tecnico-professionali. Quante sono? 3. 2 impiegate invece hanno tentato tutt'altra strada, aprendo un negozio. È un salto non facile, però la buona volontà, la voglia di lavorare, e quindi con una collega ho detto di sì, proviamo. Gli altri 322 attendono purtroppo la scadenza il 31 agosto della cassa integrazione, con il rischio serio che non ci sarà un secondo anno. Nel frattempo hanno seguito i corsi obbligatori di riqualificazione. Ho 6 mesi, poi sono in pensione, mi stanno facendo fare dei corsi, questo è il terzo che non serve a niente. Ci hanno insegnato come andare in giro a cercare lavoro. Poi quando ci chiamano per il lavoro, ci offrono un lavoro a Milano. Nella valle di lavori non ce ne sono perché le fabbriche hanno chiuso tutte. La delusione è grande tanto quanto la paura del futuro. Qualche speranza in più potrebbe arrivare dal protocollo territoriale siglato da Confindustria e Provincia di Bergamo per ricollocare gli ex Onegger e un bonus fiscale per le aziende che assumono. Partito ad aprile, ha già prodotto 6 contratti. Tra giugno e luglio inizieranno i corsi di riqualificazione. L'intesa sarà a regime a settembre. Tempi insomma non brevi, ma si spera con esiti migliori. Siamo convinti nel secondo semestre di applicazione di questo percorso di riuscire a coinvolgere più di 150 lavoratori.